alla Fiera di Roma l'11ª conferenza delle agenzie di protezione ambientale. È l'Arpalazzo quest'anno ad ospitare l'evento che si tiene in contemporanea con Ecopolis 2009. Messaggio chiave di questa 11ª conferenza è ribadire che ISPRA e agenzie di protezione ambientale rappresentano una sorta di sistema federale per il controllo, il monitoraggio e la ricerca sull'ambiente. Il tema centrale in discussione in questi due giorni è quello che riguarda la sostenibilità nelle città ed è per questo che si è scelto di inaugurare questa manifestazione con la presentazione del 5º rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano. Ad inaugurare Ecopolis 2009, summit internazionale dedicato al tema della città, dell'ambiente urbano e della sostenibilità e cornice della conferenza delle agenzie, sono intervenuti il sottosegretario al Ministero dell'Ambiente Roberto Menia, l'assessore all'ambiente della Regione Lazio Filiberto Zaratti, il presidente della provincia di Roma Nicola Zingaretti e l'assessore all'ambiente del Comune di Roma Fabio De Lillo. Tanti protagonisti istituzionali e non giunti alla Fiera di Roma per seguire la conferenza del sistema delle agenzie ambientali e dell'ISPRA, strutture intenzionate a dare un nuovo slancio al loro ruolo di supporto tecnico del governo centrale e locale, garanzia di quel valore costituzionalmente protetto che è l'ambiente. Dottor Santori, qual è il ruolo, il significato dell'ISPRA nel contesto del sistema delle agenzie per l'ambiente? Il discorso parte molto da lontano, dal 1993, quando fu istituito questo nuovo organismo che era appunto l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale nelle regioni, e quindi 21 sono queste realtà oggi. L'ISPRA ha una funzione di coordinamento, ma non gerarchico, delle agenzie. Questo grosso potenziale umano e di intelligenza, di pensiero e di sviluppo delle tematiche ambientali, qual è appunto le ARPA, vedono nella ISPRA un punto di confluenza che abbia quale direttrice la possibilità di uniformare sul territorio tutto il loro lavoro. Uniformare significa che ciò che si fa in Piemonte non deve essere dissimile a ciò che si fa in Puglia, in Sicilia, in Basilicata, ovunque esso sia, e fatto con le stesse regole, un po' come verrebbe da pensare nel sistema sanitario. Ogni cittadino ha diritto, sia che vada nell'ospedale di Catanzaro che in quello di Trento, ad essere trattato allo stesso modo. L'ISPRA svolge questo e non solo questo come ruolo, che è appunto quello di integrazione di tutto questo sapere, di coordinamento fra tutte queste realtà regionali. È un vero e proprio attuato federalismo ambientale. L'evento promosso dal sistema delle agenzie mette in campo argomenti di grande attualità, affrontando il tema delle possibili interazioni tra politiche ambientali e i fattori di rischio dovuti all'inquinamento nelle città italiane. Il ruolo del sistema agenziale è proprio quello di valorizzare quelle funzioni di reporting ambientali che sono una prerogativa del sistema, di ISPRA e delle agenzie ambientali. E la Conferenza Nazionale delle Agenzie Ambientali risponde proprio allo scopo di creare annualmente un foro di confronto e di riflessione comune sulle problematiche ambientali, allo scopo di mettere in condizione i decisori delle politiche ambientali di avere un andato autorevole. Il focus di quest'anno è particolarmente dedicato e incentrato sulla sostenibilità ambientale nelle città. È per questo che in occasione di questa prima sessione presentiamo il 5º rapporto sullo stato dell'ambiente nelle aree urbane. È un momento per fare un punto di riflessione insieme sullo stato della qualità ambientale nelle nostre città, per verificare i dati che sono stati per la prima volta raccolti, censiti e interpretati da tutto il sistema e per verificare attraverso un meccanismo sinergico quali possono essere le iniziative per migliorare nelle nostre città la qualità dell'ambiente urbano. Quest'anno è l'Arpalazzo ad ospitare l'11ª conferenza. La città sostenibile è un titolo, ma anche un'ideologia. L'occasione per capire, partendo dal contesto dell'ambiente urbano, qual è oggi il destino della sostenibilità.
Questa conferenza è un'occasione per presentare l'idea d'Italia da Roma e dal Lazio, l'esistenza di questo patrimonio che noi pensiamo che sia il sistema delle agenzie regionali per l'ambiente insieme all'ISPRA, che è un sistema presente in tutta Italia, in tutte le province, in tutte le regioni. È un patrimonio che garantisce, deve garantire sia legalità e sicurezza in campo ambientale, ma pensiamo anche contribuire alla sfida della crescita di un'economia sostenibile in questo paese, partendo dalla soluzione dei problemi che abbiamo nelle città e nel territorio. Oggi, quanto sono sostenibili le nostre città? L'illustrazione dei dati contenuti nel quinto rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano, a cui hanno partecipato anche esponenti del governo centrale e locale, fornisce un quadro aggiornato dello stato di salute delle nostre città. Solo 4 sui 33 capoluoghi monitorati sono riusciti a contenere, nei limiti dei 35 giorni previsti dalla legge, i superamenti giornalieri dei livelli di polveri sottili. Diminuisce genericamente il consumo di acqua, mentre notevoli disparità si registrano nella raccolta differenziata, dove le percentuali di Palermo, Taranto e Messina, sommate insieme, raggiungono un misero 13%. Bari addirittura arretra del 6,2% rispetto al 2006. L'Italia urbanizzata deve fare ancora i conti con qualche arretratezza per procedere spedita su una strada sostenibile. Nel quinto rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano, la prima cosa che mi preme di sottolineare è che è cambiato il processo di elaborazione di questo documento. Infatti è stato un processo condiviso con tutto il sistema delle agenzie ambientali che ha portato a mettere a punto un sistema di indicatori nuovo e condiviso con tutte quante le agenzie regionali e provinciali. Inoltre è stato aumentato il numero delle città che sono state prese in considerazione e quest'anno sono state studiate 33 città che coprono tutto il territorio nazionale e quindi sono rappresentate tutte le regioni italiane. Questo significa che dall'analisi dei dati di questo rapporto emerge una valutazione di quella che è la qualità dell'ambiente urbano per quanto riguarda il nostro paese. Dal punto di vista dei temi che sono trattati, che sono numerosi, emergono naturalmente alcune criticità ma anche dei segnali positivi, come diceva lei prima. Allora, per quanto riguarda le principali criticità, dobbiamo ancora una volta registrare il problema degli alti livelli di concentrazione degli inquinanti in atmosfera. In particolare, per quanto riguarda il PM10, è stato rilevato come nella maggior parte delle città è stato superato il valore massimo del numero dei superamenti previsto dalla normativa. Sono solamente pochi i casi di realtà in cui questi dati hanno registrato un valore inferiore allo standard previsto dalla legge, fra cui per esempio la città di Bolzano, ma anche Campobasso, ma anche Pescara. Altri segnali, diciamo così, negativi di preoccupazione vengono dai problemi legati alla valutazione del consumo di suolo. Ci sono degli alti livelli di urbanizzazione, circa il 19,8-20% del territorio provinciale delle città che sono state analizzate risulta avere un elevato grado di urbanizzazione. I dati di consumo di suolo ci dicono che nel decennio dal 1990 al 2000 per molte province italiane c'è stato un aumento del consumo di suolo che supera anche il 10%, come per esempio nelle province di Torino o di Parma. Per quanto riguarda i dati relativi al traffico veicolare, che come sappiamo incide in maniera molto significativa poi sui livelli degli inquinanti in atmosfera, notiamo come continua ad esserci una tendenza all'aumento, all'acquisto di automobili di grossa cilindrata superiori ai 2000 di cilindrata alimentate a gasolio. Ci sono anche numerosi segnali positivi, fra cui per esempio le acque di balneazione che sono state valutate sempre a livello provinciale e mostrano nella maggior parte dei casi una buona qualità, tenendo conto anche del fatto che la normativa italiana è più stringente della normativa europea. Questo